Seconda giornata della collera in Piazza Affari, organizzata dal mondo delle costruzioni dopo quella del 13 febbraio scorso. L'obiettivo di questa nuova protesta è chiedere che il settore, già in profonda crisi, non sia ulteriormente vessato dalla burocrazia. Il governo deve semplificare al più presto queste procedure, ha dichiarato il presidente Podestà, perché si tuteli, a cominciare da qui, un comparto economico fondamentale per il nostro territorio. Dopo il pronunciamento della Consulta sulle legittimità del decreto che tagliava le province, il presidente Podestà ha ribadito l'ineludibilità della riforma della struttura istituzionale del Paese, studiata però con chiarezza e metodo. Ora dobbiamo lavorare seriamente, con i giusti tempi, per costruire un governo metropolitano in linea con le esigenze dei cittadini, ha concluso Podestà. Un itinerario di 100 km che collega i più belli esempi di architettura religiosa del milanese con le cascine e gli agriturismi della zona. Questo è il progetto La Strada delle Abbazie della provincia di Milano, attento a valorizzare le risorse turistiche del territorio. Disponibile ora anche online all'indirizzo stradedelleabbazie.it. Per ogni informazione visitare il nostro portale www.provincia.milano.it.